primo segnale è subito quello valido. Darione Jepson esce in vantaggio in maniera anche netta nei confronti di Daiano CL all'esterno, Damasco FS, quindi Divina degli Ulivi alla retroguardia, Drownir e Diletta Griff. Punta in avanti Damasco FS al completamento della prima piegata, si presenta a lato di Darione Jepson, ottiene il via libera e in meno di mezzo giro è il battistrada della corsa. 400 metri, tarati sulla testa in 31.2, Damasco FS, nuovo leader in controllo, Fila Indiana alle sue spalle, Darione Jepson precede Daiano CL, Divina degli Ulivi, Drownir e Diletta Griff. 600 in 46.8, 15.6, l'ultimo paletto dell'addirittura opposta, col leader che ora può gestire il tempo ritenuto più opportuno al proprio interprete, nessuno fa una mossa alle sue spalle, così che si arriva davanti alle tribune per il passaggio in un ordine che non muta. 1100 metri alla conclusione, Damasco FS controlla la situazione, Darione Jepson ben contento di essere dov'è, al pari di Daiano CL, chi è dietro ovviamente subisce l'aspetto tattico della questione, visto che il primo chilometro se ne va in 1:19:6:32:7 dall'imbocco della piegata sino al palo per il passaggio. 800 poco più per venire a casa, fisionomia di gara è ormai ben definita da tempo. Un altro paletto in 16, Damasco FS che mantiene chiaramente l'iniziativa nei confronti di Darione Jepson, poi Daiano CL, Divina degli Ulivi che accenna a mettere la testa ai fuori ma non guadagna nulla per il momento sull'accelerazione parziale da parte del leader che mette assieme 200 in 15.1. Si va a tre quarti a dritta e fronte con Damasco FS in vantaggio nei confronti di Darione Jepson, prende margine il leader quando si va al completamento del miglio in 2:05.5, 14.6, l'ultimo paletto a dritta e là che significa 29.7, la dritta opposta, problemi per Divina degli Ulivi con Darione Jepson che ha alato Daiano CL all'ingresso della dritta arrivo, Damasco FS è in vantaggio nei confronti di Daiano CL che lo attacca, poi Darione Jepson cerca di unirsi alla lotta anche Drownir nel tratto conclusivo, Daiano CL che va su Damasco FS, lo coglie in difficoltà e ripresa il traguardo, passa sull'avversario, al terzo ancora Darione Jepson. 2:35.5 il doppio chilometro, 31 gli ultimi 4 della testa, misura che vale qualche decimo in meno per Daiano CL. Filippo Gallo per i colori del signor Raffaele Squeglia, il train ovviamente quello di Nunzio Squeglia, ritorno al successo dopo lungo tempo per il figlio di Chapeau, il numero 2 sul tabellone, a sorpresa al primo posto e nelle immagini viene a battezzare il frontrunner favorito Damasco FS, 1:17.8, 2000 metri, al terzo Darione Jepson, 2:45, l'arrivo della seconda.